Buongiorno. L'Osservatorio sui minori stranieri non accompagnati del CESPI ha voluto dedicare un approfondimento sull'evoluzione della tutela volontaria a 4 anni dall'approvazione della legge Zampa. L'introduzione dell'istituto della tutela volontaria rappresenta senza dubbio uno degli aspetti più qualificanti della nuova legge. Come sottolineato dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la funzione del tutore volontario non si limita al semplice esercizio della rappresentanza legale. Il tutore volontario deve essere anche infatti una persona motivata e sensibile, capace di interpretare i bisogni e i problemi del minore e attenta alla relazione con il minore. Nel nostro approfondimento abbiamo messo in luce alcune importanti funzioni svolte dal tutore volontario, più o meno convintamente ed abilmente. Ricordiamo che il tutore volontario rappresenta un importante punto di riferimento per il minore, ad esempio lo supporta in decisioni importanti, in momenti di difficoltà, pensiamo solo ai trasferimenti impropri da una comunità all'altra che non tengano conto del percorso avviato dal minore in un determinato territorio, o anche in caso di episodi di razzismo o di discriminazione. Inoltre lo aiuta ad interagire con la società ospitante e molto spesso gli offre anche una vicinanza affettiva e psicologica. Nel nostro approfondimento ci siamo soffermati su alcune questioni chiave. Tra queste la dimensione parafamiliare, spesso ricercata e ricreata dal tutore volontario, ma non sempre necessariamente adatta al percorso del minore. Inoltre abbiamo indagato la relazione del tutore volontario con la famiglia d'origine del minore, spesso presente seppur a distanza, così come abbiamo indagato la relazione dello stesso tutore con l'implicazione transnazionale del minore. Abbiamo poi affrontato i rischi e le potenzialità legati all'interpretazione da parte dello stesso tutore della sua funzione educativa ed interculturale. Abbiamo inoltre tentato di spiegare perché il tutore volontario potrebbe candidarsi a diventare una figura chiave nella definizione del principio del superiore interesse del minore. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento. Grazie.